Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi faccio vedere come funziona il telecomando touch del decoder SkyQ Black o SkyQ Platinum. Di solito questo tipo di telecomando si trova solo sui decoder SkyQ Platinum e ultimamente stanno uscendo anche fuori produzione perché Sky non li sta dando più in commercio. Quindi per chi avesse come questo tipo di telecomando, perché è solo lui touch, vedete, su questo lato ha anche il comando vocale e questo è il pad per muovere veloce i tipi di canali senza doverli premere. Ok, quindi adesso vi faccio vedere come configurarlo, come attivarlo e come disabilitarlo e un po' di come funziona. Quindi partiamo subito dopo la sigla. Allora, eccoci qua. Prima cosa da fare, andiamo a abilitare il telecomando. Quindi premiamo il tasto home, scorriamo in basso fino alle impostazioni, premiamo ok in mezzo, andiamo su configura, telecomando, telecomando SkyQ touch, modalità touch, in questo caso da no mettiamo sì e messo subito modalità sì, vediamo che attraverso lo sfioramento il telecomando funziona. Ok? E vediamo che possiamo utilizzare il telecomando touch premendo qui, vedete? Basta che io sfioro il telecomando e lui si muove. La stessa cosa avviene per quando navighiamo nel nostro menu, c'è lo sfioramento e lui scorre tranquillamente. Possiamo muoverci sia a destra che a sinistra, premiamo l'ok, ma possiamo utilizzarlo anche in maniera normale, quindi anche senza touch. Poi, se vogliamo disattivarlo perché vediamo che ci dà fastidio, ritorniamo a impostazioni. Scusate, ma sto messo un po' male, quindi è un po' più difficile usarlo. Andiamo sempre su configura, telecomando, telecomando SkyQ Touch, mettiamo no ed ecco qua, il telecomando è disattivato. Quindi, se vogliamo vedere come usare il telecomando touch, questo è il telecomando touch, questo è il comando vocale e questi sono i tasti come prima. C'è il tasto registrazione, le informazioni e tutto quanto. Se volete, questo è il paddino per usarlo in maniera touch, potete disattivarlo o attivarlo come volete. Per questo video è tutto, spero che sia stato utile come spiegazione e ci vediamo ai prossimi video. Ciao, lascia un like e iscriviti al canale.